Ok, dovremmo essere in linea. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Vedo che ancora qualcuno si sta collegando. Prima di introdurre questo webinar mi presento e presento il relatore che abbiamo, che c'è tra oggi. Io sono Federica Bove e tra le altre cose mi occupo della gestione della segreteria tecnica dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante. Questo webinar di oggi, condivido lo schermo in modo che vediate anche la locandina. Questo webinar di oggi appunto fa parte del ciclo di webinar che ha deciso di organizzare l'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante. Questo di oggi verrà appunto relazionato dal dottor Tito Caffi. Ciao Tito, Buongiorno a siete tutti, con ciao noi? Fede, buon pomeriggio. Ed è appunto incentrato sui modelli matematici e sui sistemi di supporto alle decisioni. In generale, questi webinar sono un'iniziativa appunto dell'associazione per celebrare in qualche modo quello che è l'anno internazionale per la salute delle piante, che è stato appunto proclamato dalla FAO. Come sapete, dunque, vi condivido anche la pagina per chi non avesse appunto avuto ancora modo di accedervi, sulla pagina appunto riservata all'anno internazionale per la salute delle piante ci sono anche dei contenuti e dei materiali che potete trovare interessanti. Quindi anche l'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante appunto ha deciso di celebrare questo anno promuovendo una serie di iniziative. Purtroppo molte delle iniziative che sono state promosse non sono state effettuate, in quanto appunto è un anno un po' particolare per altri motivi. Quindi organizzare appunto questi webinar che sono fruibili in maniera abbastanza pratica, pensavamo fosse appunto una buona opportunità per tutti. Specifico anche che questi webinar appunto sono aperti a tutti, però essendo anche un servizio che l'associazione vuole offrire ai soci, i soci dell'IPP hanno appunto un vantaggio, nel senso un diritto di potersi iscrivere con 2 giorni di anticipo rispetto a quando viene diffusa appunto la notizia di ogni webinar. Vi dicevo che questo è il secondo webinar, ne seguiranno degli altri di cui manderemo appunto informazioni appena saranno disponibili. Vi chiedo se siete interessati appunto a seguire futuri webinar o se avete delle idee da proporre, di innanzitutto tenervi aggiornati sugli eventi tramite la pagina Facebook o ancora meglio tramite il sito di cui vi condivido il link. Ok, ve lo mando. In questa piattaforma dovreste vedere un pannello di controllo sulla destra, dove è presente una chat, comunque un pannello in cui potete effettuare anche delle domande. Quindi ho condiviso con voi il link del sito, ditemi se riuscite a riceverlo, potete appunto interagire tramite la chat che vedete. Ok, perfetto, arrivano dei riscontri. Benissimo. Per il resto, vi dicevo che appunto seguiranno altri webinar. Vi invito, se siete interessati, a compilare questo modulo che è stato creato proprio appunto per raccogliere delle idee per gli argomenti da trattare nei prossimi webinar di questo ciclo. Quindi vi invito anche a compilare questo modulo in cui potete appunto indicare delle tematiche che possono essere interessanti per webinar futuri. Vi invio anche questo link nella chat. Benissimo. Detto questo, volevo anche dirvi che vi manda i saluti il presidente dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, che sarebbe voluto essere qui con noi, però non ha potuto collegarsi in quanto è impegnato nel consiglio di facoltà. Lui è il professor Emanuele Mazzoni, professore di entomologia dell'Università Cattolica, quindi purtroppo ci sono a volte degli impegni che sono
inderogabili. Detto questo, non toglierei più troppo tempo, vi do solo un'altra indicazione importante. Come sapete, questo webinar è accreditato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, quindi vi chiedo di partecipare a un sondaggio che vi invio adesso. Ok, dovete solo selezionare chi è interessato appunto a ricevere i crediti, può selezionare sì, invece il resto appunto no. Alla fine di questo webinar riceverete in automatico un questionario nel quale appunto vi chiederò di indicare l'ordine di appartenenza, il codice fiscale, nome, cognome e email, che sono le indicazioni che servono appunto per l'accreditamento. Lascio ancora un attimo aperto il sondaggio perché vedo che qualcuno sta ancora votando. Per il resto vedo che la chat funziona. Allora, vediamo un attimo se... Ok, forse c'è un problema nel lancio. Qualcuno mi dice non riesco ad accedere al sondaggio. Ok, lo chiudo un attimo, provo a rinviarlo. Dunque. Allora, adesso lo rinvio. Ok, per il resto, nel frattempo, adesso vi rinvio nuovamente il sondaggio, evidentemente c'erano problemi di tasti. Nel frattempo ho visto che sapete già come utilizzare la piattaforma, quindi anche durante la relazione di Tito vi invito a fare delle domande per iscritto, in modo che appunto poi possiamo raccogliere le domande che sono più o meno simili e fare appunto le domande alla fine. Quindi voi potete in qualsiasi momento scrivere le domande appunto in chat e poi le raccogliamo. Rilancio di nuovo il sondaggio, dopodiché cominciamo e diamo la parola a Tito. Ok. Proviamo adesso, riuscite a selezionare, se non dovesse funzionare basterà selezionare comunque, compilare il questionario che riceverete alla fine, chi non è interessato non lo compila, va bene uguale. Ditemi se adesso riuscite, ok, perfetto, adesso dovrebbe andare. Ok. Bene, quindi adesso lascio un attimo, qualcuno ancora non riceve il sondaggio, comunque vi ripeto, alla fine del webinar riceverete il questionario, quindi vi basterà appunto compilarlo con le informazioni che richiede e qualora non doveste riceverlo, scrivete comunque all'indirizzo segreteria@ipp, vi scrivo anche questo. Scrivete a questo indirizzo e se non doveste appunto ricevere questo questionario, ma sono sicura che alla fine del webinar lo riceverete. Dunque, detto questo, Tito mi sa che io ho concluso con le indicazioni iniziali. Bene. Quindi passerei la parola a te per l'inizio della tua relazione. Chiuderei il sondaggio perché mi lascio un attimo aperto, c'è ancora qualcuno che non ha votato. Però direi che puoi iniziare, quindi ti passo il controllo. Io però non vedo più le webcam e ho il monitor come fosse bloccato dalla presenza del sondaggio. Non so se è okay. Così per tutti. Anche adesso comunque hanno votato, quindi... Posso chiudere il sondaggio, adesso dovresti vedere tutto e dovrei aver condiviso il... Hai il controllo? Sì, adesso passo allo schermo
dovreste vedere la mia presentazione. Sì, vediamo, ti sentiamo, vediamo te. Io adesso tolgo la mia webcam per dare più rete a te. Se dovessero esserci problemi tecnici, scrivete pure in chat. Ok, buona Perfetto. lezione, ciao a tutti. Grazie mille Federica, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Io mi presento, sono Tito Caffi, sono un ricercatore della Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza, sono un patologo vegetale, mi occupo lavoro nel gruppo di ricerca del professor Rossi e ci occupiamo della messa a punto di modelli epidemiologici, modelli per diciamo così, la simulazione delle malattie e la comprensione, il loro utilizzo per poter ottimizzare le strategie di difesa. Sono anche un membro da quest'anno di fresca nomina del consiglio direttivo dell'IPP, quindi è particolarmente gradita questo incontro di oggi. Come accennava Federica, l'associazione ha deciso di intraprendere questa strada, visto la contingenza del momento e quindi l'impossibilità di realizzare molte di quelle attività a cui avevamo pensato e che avevamo programmato, ovviamente soprattutto le attività in presenza, nell'ambito dell'anno internazionale per la salute delle piante, che è questo 2020, che ahimè ci ricorderemo anche per tante altre cose, però questo è un anno importante per il nostro lavoro e questo webinar rientra in quest'ottica. E diciamo così, il percorso che abbiamo preparato per quest'oretta insieme, lo vedete già nel titolo, è esattamente questo, cioè il percorso, quello che oggi sono le tecnologie che possiamo usare, che abbiamo a disposizione per migliorare, per ottimizzare, per rendere il 4.0 indica proprio questo indice di modernità, cioè per rendere più attuale, più moderna la protezione delle piante. Io provo ad andare avanti, voi dovreste vedere la presentazione. Se ci fossero problemi, ovviamente non esitate a contattare. Faccio qualche slide di contesto, giusto per introdurre alcuni punti, per darci un'idea un po' di quello che è l'ambiente in cui dobbiamo destreggiare, lavorare, il contesto in cui operiamo. Proprio quest'anno, a gennaio, il World Economic Forum ha inserito per la prima volta nei suoi report. Sapete che il World Economic Forum è un incontro annuale che si basa anche su elementi di ricerca, cioè vengono presentati report, analisi e proiezioni dal punto di vista economico a livello globale. Quest'anno è stata la prima volta in cui dei fattori ambientali e in particolar modo i cambiamenti climatici sono entrati a far parte del report finale e tra l'altro con un ruolo chiave. Non voglio assolutamente tediarvi, vi faccio vedere solo un paio di grafici di queste immagini che ho estratto dal report, che peraltro è consultabile online. Vedete tutti questi, in questo grafico centrale ci sono le interazioni di tutti i fattori più rilevanti che, secondo le previsioni degli esperti economici, regoleranno la vita economica del mondo. Vedete che il cambiamento climatico, i fattori ambientali sono inseriti in una posizione non, diciamo così, parziale o di bordo, ma molto centrale. Qui sulla destra vedete addirittura un focus sulla, spero riusciate a vedere questo rettangolino. Questa è un diagramma che rappresenta la probabilità che, andando verso destra, aumenta la probabilità che un certo evento succeda, andando verso l'alto, l'impatto che questa cosa può avere.
Bene, l'effetto di perdita della biodiversità, la mancata applicazione, cioè il fallimento delle misure di adattamento al cambiamento climatico, i fattori ambientali, quindi gli eventi estremi dal punto di vista climatico, sono individuati come molto probabile che accadano e anche pesantemente influenzanti, non solo l'ambiente. Diciamo così, agricolo e produttivo, ma anche produttivo dal punto di vista economico. Quindi un ruolo chiave, perché vi dico questo? Perché è fondamentale capire l'importanza del fatto che il clima sta mutando, e l'importanza soprattutto di poterci adattare tutte le strategie di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici si basano su una enhanced, cioè su una aumentata capacità di adattamento. Ci torneremo perché l'utilizzo di modelli previsionali, cioè di stazioni meteo che permettono di leggere quelli che sono i dati reali, il forecast, quindi la previsione meteorologica sempre più precisa e accurata, permettono di interpretare questi cambiamenti e di poter adattare la risposta. Parliamo di protezione delle piante, quindi quello che noi facciamo nella protezione delle colture e di poterla migliorare. Il tutto in un'ottica di agricoltura sostenibile, perché anche questo è un passaggio chiave. Oggi è senz'altro l'obiettivo da raggiungere in agricoltura, ovvero l'incrocio di quei pilastri della sostenibilità economica, sociale ed ambientale che ci permettono di raggiungere degli obiettivi appunto di agricoltura sostenibile. Ho provato ad individuare, abbiamo provato a focalizzare alcuni punti dallo specifico punto di vista della protezione delle colture, che solitamente nella parte alta dello schermo veniva tradizionalmente vista, diciamo, come una serie di pratiche, di attività mirate all'aumento delle rese, della redditività dell'impresa agricola, quindi dal punto di vista economico, con alcuni effetti collaterali, diciamo così, negativi, ovvero sulla salute umana. Per quanto riguarda soprattutto il rischio, la possibilità di avere dei residui e comunque come dire, l'impatto sulla salute degli operatori e del consumatore, dell'utilizzo dei mezzi, degli strumenti di protezione delle colture, e dall'altra parte, sempre a seguito delle pratiche di protezione delle colture, gli effetti negativi sugli organismi non obiettivo, cioè non target della difesa. Probabilmente questa visione va un pochino ampliata e nella parte bassa dello schermo abbiamo inserito alcuni diciamo fattori che mitigano, se volete, gli aspetti che vi dicevo prima, perché è pur vero che ci possono essere queste controindicazioni, ma una protezione delle colture sostenibile aumenta anche la sicurezza alimentare, la qualità della produzione, quindi il fatto di avere la certezza di poter produrre e anche l'elevazione degli standard qualitativi migliora gli standard di impiego, cioè la possibilità di creare imprenditoria in agricoltura e quindi dare lavoro e migliorare le condizioni di lavoro, così come anche dal punto di vista ambientale una protezione delle colture equilibrata, sostenibile, aumenta anche l'aspetto ambientale, la qualità degli aspetti ambientali, perché permette una maggiore fissazione del carbonio delle colture stesse, e questo permette la riduzione della cosiddetta impronta carbonica, quindi quello che è l'effetto contrario alla produzione dei gas serra, cioè la fissazione della CO2 e quindi la riduzione da questo punto di vista dei cosiddetti gas a effetto serra. Permette anche
la riduzione dell'impronta ecologica, quindi una protezione delle colture sostenibile, migliora l'impatto ambientale, permette anche l'aumento dei servizi ecosistemici, cioè la protezione delle colture ha degli effetti che tornano alla comunità, non solo all'azienda agricola, ma anche al contesto, all'arricchimento di un territorio. Pensiamo ad alcune regioni, alcune aree, come il Piemonte, per esempio, in Langa, che è stata, le Langhe sono state nominate, sono state individuate come patrimonio dell'UNESCO recentemente, qualche anno fa. E la coltivazione della vite in quelle zone, fatta in un certo modo, con un certo tipo di criterio, ha dato valore anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, e quindi i cosiddetti servizi ecosistemici. Restando nel contesto, abbiamo quella che è la realtà, direi, normativa, cioè il cosiddetto pesticide package, cioè quello che noi possiamo fare e come lo possiamo fare in agricoltura in Europa e quindi ovviamente anche in Italia. Tutte queste normative, le regolamenti e direttive sono stati recepiti dai paesi membri con i piani di azione nazionale e questi permettono la, diciamo così, definiscono le barriere, la roadmap con cui poter effettivamente realizzare la difesa e la protezione delle colture. In particolare nella direttiva 128, che poi è diventata in Italia, ha avuto visto la sua applicazione con il PAN, è particolarmente rilevante l'applicazione, diciamo così, la spinta alla implementazione della difesa integrata. In particolar modo l'impegno degli stati membri ad adottare, far adottare tutte quelle misure che possano incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, quindi a basso apporto di prodotti fitosanitari, privilegiando tutti i metodi non chimici, la difesa attraverso agenti di biocontrollo piuttosto che prodotti naturali, l'implementazione di tutte le tecniche agronomiche che possono creare un ambiente favorevole alla coltura e sfavorevole ai patogeni, e patogeni, insetti, tutto quello che causa danno alla coltura. Ovviamente questo approccio include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica, e in questo senso si fonda, diciamo così, si appoggia sui principi dell'IPM, come dicevo, dare la priorità a tutti i metodi non chimici, partendo dall'agronomia, andando all'utilizzo dei beneficials, di tutti gli insetti utili, di tutte quelle sistemi naturali che possono favorire la protezione delle colture, l'utilizzo di misure di stima, di valutazione della presenza e del rischio, quindi modelli previsionali. E poi vedremo qualche cosa in dettaglio, strumenti di monitoraggio, anche qui i modelli, le trappole, l'utilizzo delle soglie per prendere le decisioni, nel caso si arrivi all'applicazione dei prodotti, viene sottolineata l'importanza della specificità dei prodotti per la protezione delle piante, quindi usare i prodotti quanto più possibili specifici per una certa obiettivo target, per un certo patogeno, insetto, bersaglio, che quindi consenta di minimizzare gli effetti collaterali, l'utilizzo solo delle dosi necessarie, né di più né di meno, per integrarsi in una strategia antiresistenza, cioè per evitare e direi per proteggere i prodotti chimici che noi dobbiamo andare a utilizzare. Come ultimo, la documentazione, la valutazione dei risultati, che è
l'ottavo principio dell'IPM e vale veramente la pena dire l'ultimo, ma non meno importante, perché permette di valutare alla fine di una stagione se tutto quello che ho fatto è una strategia che posso definire vincente e andare così ad individuare eventualmente qualche cosa da sistemare e da mettere a posto. Avevamo qualche anno fa pubblicato uno schema di, diciamo così, che razionalizza quello che è il percorso decisionale con le decisioni che vengono prese e come decisione strategica, quindi diciamo nel medio-lungo periodo, tutte quelle misure di prevenzione e soppressione degli organismi nocivi, come decisioni tattiche, quindi diciamo più nel giorno per giorno abbiamo delle decisioni che permettono di, diciamo, seguire quello che è l'andamento della stagione, il monitoraggio con i sistemi di monitoraggio, i modelli matematici, l'uso delle soglie, stabilire se e quando intervenire, il cosa fare, cioè come, dando la preferenza a prodotti non chimici e nel caso si debba intervenire con dei prodotti dei fitosanitari, i criteri di scelta di utilizzo e le strategie per il miglior uso e alla fine le decisioni operative per una corretta implementazione. Bene, tutto questo sistema di, diciamo così, concettuale racchiude tutti i passaggi che rappresentano la presa di una decisione. E questa necessità di prendere delle decisioni oggi sta diventando complicata. Perché? Perché stiamo passando appunto da una situazione di agricoltura convenzionale verso un'agricoltura integrata, sempre più sostenibile. C'è una minor dipendenza dai prodotti fitosanitari, però aumenta la complessità per prendere. Criteri sono spesso molteplici, bisogna passare attraverso analisi costi-benefici, attraverso la conoscenza delle opzioni multiple, del fatto che non solo utilizziamo un prodotto chimico, ma dobbiamo usare una pletora di interventi per massimizzare l'uso in modo per massimizzare la protezione in modo proprio da poter ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari. Bene. Chi deve prendere decisioni si trova al centro di una situazione in cui necessita costantemente, il più frequentemente possibile, e che siano informazioni e dati il più precisi possibili, di dati di monitoraggio, informazioni sui prodotti, formazione, e assistenza che sia anche continua sulle buone pratiche agricole, su quello che può e non può fare, su come farlo, i disciplinari di produzione e le informazioni che derivano dai bollettini territoriali piuttosto che dai modelli matematici o dai sistemi di supporto alle previsioni. Bene, il ruolo proprio in questa situazione dei modelli matematici è un po', come dire, il focus di quello di cui volevo parlarvi oggi. I modelli matematici sono ormai da molti, molti anni, perché le prime applicazioni risalgono alla seconda metà del Novecento, con le tabelle di Mills, la regola dei 3-10, calendario di incubazione, adesso poi magari vediamo anche qualche esempio. E l'idea di questi modelli era quella di essere sviluppati proprio per migliorare il controllo delle malattie. Quindi l'obiettivo dei modelli era esattamente questo. E in generale, che cos'è un modello? Il modello è una rappresentazione semplificata della realtà. Quindi, nel nostro caso, parlando di protezione delle colture, parlando di malattie delle piante, è il patosistema, ovvero il cosiddetto triangolo della malattia che vedete qui rappresentato dal patogeno con il suo ospite in un determinato ambiente. La presenza contemporanea di questi fattori causa la presenza della malattia. Vedete
integrato questo triangolo della malattia con il meccanismo del tempo, che è quello che dà il via e l'evoluzione all'epidemia. Quindi il modello è una rappresentazione semplificata, e dobbiamo sempre tenerlo presente, di questa realtà. Per affrontare, diciamo così, il percorso attraverso, direi, gli anni, i periodi storici della modellistica, ho usato il caso studio della peronospora, di cui conosciamo moltissimo, forse non ancora tutto. Sappiamo però che le evoluzioni sono state molto profonde nella lotta contro Plasmopara viticola, che è l'agente causale della peronospora della vite. Siamo partiti appunto nel secolo scorso dai trattamenti a calendario, e poi abbiamo così migliorato, diciamo così, fino ad arrivare a dei metodi di difesa ragionata. Sappiamo che le infezioni realmente pericolose durante la stagione sono poche, e è fondamentale cercare di controllare appunto queste infezioni, quindi partendo ovviamente dalle infezioni primarie, e cercando di trattare il più vicino possibile alle infezioni, alle piogge infettanti, sempre in preventivo, in modo da massimizzare l'efficacia del trattamento stesso. Queste sono alcune, una slide che uso spesso perché risale alla primavera del 2018. Sono foto che ho preso da un gruppo di amici viticoltori, ma vedete, per sottolinearvi, in una stagione favorevole, è una malattia che colpisce la vite in tutte le sue in tutte, sì, gli organi della vite, in diverse fasi fenologiche. Vedete, nell'arco di pochi giorni c'erano infezioni che andavano dal nord a sud della penisola, isole comprese, e quando le condizioni sono favorevoli si tratta di una malattia veramente devastante. E poi la uso come caso studio. Volevo fare questo appunto sugli approcci per definire, per elaborare dei modelli previsionali che possono essere diversi. Si potrebbe discutere per ore. Li raggruppiamo solitamente in questi due gruppi, cioè i modelli empirici, che sono quei modelli che descrivono il sistema, descrivono un determinato sistema con equazioni matematiche, partendo da cosa? Dalla raccolta di dati del sistema stesso, e raccolta di dati di campo, cioè di quello che è il risultato di quel sistema. E poi vi faccio vedere qualche esempio tra un attimo. Dall'altro lato, i modelli meccanicistici invece partono dalla conoscenza, direi, cioè dal fatto di studiare quello che è il meccanismo che regola un certo fenomeno, che può essere fatto, vedremo, con esperimenti ad hoc, piuttosto che raccogliendo informazioni dalla letteratura, in modo da individuare appunto i meccanismi con cui un sistema funziona, si muove, diciamo così, in relazione a delle variabili guida. Nel nostro caso, le variabili guida sono spesso e volentieri le variabili ambientali: temperatura, pioggia, umidità relativa, bagnatura e quant'altro. Allora, nei modelli empirici, come vi dicevo, le informazioni derivano dalle osservazioni di campo e da un'analisi a posteriori, fatta attraverso con diverse regole, metodi matematico-statistici, che cercano di individuare, di collegare le variabili ambientali ai dati di malattie raccolte. Questo fa sì che non ci sia nessuna spiegazione nelle relazioni di causa-effetto tra ciò che abbiamo osservato e quello che il modello in effetti sta spiegando. Vi faccio alcuni esempi che ho provato a mettere su questa immaginaria linea del tempo. E come vi dicevo, la seconda metà del secolo scorso, la regola dei 3-10 è stata uno dei primi esempi di un modello empirico
una regola semplice, ma è effettivamente un modello, così come il calendario di Goidà, il calendario di incubazione di Goidanich. La regola dei 3-10 dice che abbiamo la prima infezione di peronospora quando abbiamo una pioggia superiore ai 10 mm con una temperatura superiore ai 10 gradi e una lunghezza del germoglio superiore ai 10 centimetri. Sostanzialmente si tratta dell'individuazione di questi dei fattori comuni principali a tutte le infezioni, alle comparse dei sintomi di infezione primaria, visualizzate, raccolte, diciamo, informazioni raccolte dal professor Baldacci in Oltrepò Pavese, in un determinato periodo di tempo. Un appunto, una specifica. Il modello, la regola dei 3-10, individua il 10 centimetri come uno dei fattori, scusate, la lunghezza del germoglio di 10 centimetri come uno dei fattori, diciamo così, le condizioni minime, una delle condizioni minime per cui si verifichi la comparsa dei sintomi. La peronospora su queste viti osservate dal professor Baldacci era, in particolare queste viti erano soprattutto una varietà tipica dell'Oltrepò Pavese che si chiama croatina, che ha degli internodi molto lunghi, quindi i 10 centimetri di lunghezza del germoglio corrispondevano sostanzialmente alla prima foglia distesa. Perché vi dico questo? Perché biologicamente alla peronospora non interessa l'estensione della lunghezza del germoglio, ma interessa che ci sia una foglia, scusate, provo a prendere il puntatore per essere più preciso, interessa che ci sia almeno una fogliolina distesa. Vedete, qui siamo nelle primissime fasi, c'è cioè una fogliolina e questa qui è ancora molto piccola, ma dove ci sono degli stomi funzionanti, peronospora è in grado di arrivare con le zoospore che poi si incistano e causano infezioni. Quindi se noi prendiamo delle varietà tipo il Merlot o altre varietà Sangiovese che hanno degli internodi più corti, in 10 centimetri di germoglio in realtà abbiamo anche 2, 3, 4 foglie distese. Vi dico questo perché uno dei limiti di un modello empirico è proprio quello di, come dicevo all'inizio, non contenere informazioni causa-effetto. Non c'è un'informazione circa il fatto biologico di presenza degli stomi e possibilità che ci sia l'infezione. C'è semplicemente la sintesi del fatto che su quella varietà queste due situazioni combaciassero. Quindi quando noi diciamo la regola dei 3-10 non funziona più, la regola dei 3-10 ha sempre funzionato allo stesso modo. Se io cambio, se io mi sposto di contesto e cerco di utilizzare un modello empirico in una condizione al di fuori di quello che è stato il range dei dati osservati nella sua messa a punto, nella sua elaborazione, il modello non è in grado di fare una previsione. Ok, andando avanti negli anni 80, la potenza di calcolo è aumentata e ha permesso anche quindi l'avvento dei personal computer, la possibilità di ampliare appunto la potenza di calcolo, è aumentata la capacità, la possibilità di avere dei modelli. Il modello EPI è un altro esempio abbastanza interessante di modelli empirici. Si basa sulla raccolta, un'estesissima raccolta di dati francesi nella zona di Bordeaux, 90 anni di comparsa e più i dati meteo. È molto interessante analizzare le equazioni all'interno di questo modello che non tengono conto del fattore pioggia. Questo è incredibile in un patosistema come quello della peronospora, dove gli schizzi di pioggia sono effettivamente l'unico mezzo che le zoospore hanno per passare dal terreno dove sono state liberate dalle oospore che hanno svernato, l'unico mezzo che la peronospora ha per superare l'inverno, e appunto gli schizzi di pioggia portano le zoospore sulla vegetazione. Perché questo modello non tiene conto delle piogge? Ve lo cito perché il modello EPI
funziona abbastanza bene in quelle zone di Bordeaux, della Francia occidentale. Semplicemente perché la pioggia in quelle condizioni non è un fattore limitante. Quindi, analizzando statisticamente il database dei 90 anni di comparsa e mettendoli in relazione ai dati meteo, l'analisi matematica dice: ok, allora la pioggia è un fattore limitante? No, perché la pioggia io ce l'ho sempre. Se voi guardate nella mappa, la zona di Bordeaux è la prima terra che le perturbazioni atlantiche incontrano quando entrano appunto dall'oceano e arrivano in Europa. E quindi tutta la primavera noi abbiamo sempre 0,2-0,4 mm praticamente tutti i giorni di gocce di pioggia che vengono rilasciate. Il modello semplicemente esclude la possibilità che la pioggia sia un fattore limitante, proprio perché non ha all'interno le conoscenze degli aspetti biologici, pur se così chiave e come dire, fondamentali come gli schizzi di pioggia. Quindi, sintetizzando, possiamo dire che i modelli empirici sono facili tra mille virgolette, però sono essenzialmente facili da elaborare perché dopo la raccolta dei dati richiedono una analisi matematica che però non prevede una approfondita conoscenza biologica. Richiedono una grande quantità di dati per poter avere delle elaborazioni, cioè una certa robustezza, consistenza nei risultati. Le simulazioni sono poco rappresentative. Soprattutto non danno nessuna informazione sui processi biologici ed è molto difficile ottenere delle generalizzazioni, cioè se noi ci spostiamo in un altro areale, quindi andiamo in una situazione dove i dati che possiamo, i dati meteo che possiamo raccogliere sono diversi, sono fuori dal range dei dati che sono stati raccolti per la messa a punto del modello. Il modello non è in grado di simulare correttamente il fenomeno. Pertanto è sempre necessaria una validazione e una calibrazione. Dall'altro lato, l'approccio meccanicistico è quello, noi nel 2008 abbiamo pubblicato per l'Onosfora della Vita un modello sulle infezioni primarie, partendo dalle informazioni raccolte sull'effetto che i fattori ambientali hanno sul patosistema, quindi sulle diverse fasi del ciclo biologico della peronospora e in particolare le fasi cruciali del ciclo di infezione primaria. Sostanzialmente questo tipo di approccio si basa sull'analisi dei sistemi e quindi la scomposizione di un determinato sistema biologico nei suoi passaggi chiave. E l'intento è quello di andare a ricostruire il ciclo biologico del patogeno. Qui vedete ovviamente un diagramma che ha una simbologia diversa da quella classica che può essere utilizzata per disegnare un ciclo biologico, ma sostanzialmente ne riproduce gli stessi passaggi, ovvero i passaggi chiave da una fase a quella successiva. Questi passaggi sono regolati da dei tassi, dei ratei, che sono poi i contenitori delle equazioni matematiche che regolano il passaggio da uno stato all'altro, come lo regolano? Sulla base dei fattori ambientali esterni, quindi temperatura, umidità relativa, bagnatura fogliare, la pioggia e quant'altro. Ora non voglio entrare nel dettaglio, ma mi serviva solo per darvi questo paragone, cioè la necessità, la partenza dell'analisi di un modello in questo caso dalla conoscenza biologica del fenomeno. Questo permette di ottenere un'immagine dettagliata del patosistema, cioè poter andare a scomporre questa scomposizione dei passaggi, prevede di quantificare, direi giorno per giorno, addirittura ora per ora, quello che è il fenomeno biologico, cioè a che punto siamo di ogni passaggio di quel ciclo. Quindi permette di avere una visione
di insieme estremamente dettagliata e permette quello che noi abbiamo fatto in svariati anni per questo e che facciamo normalmente anche per altri modelli che mettiamo a punto all'Università di Piacenza, è la validazione biologica, cioè l'osservazione del fenomeno, la comparazione dell'output prodotto dal modello con quanto viene osservato in questo caso in vigneto in un testimone non trattato. Quindi abbiamo il controllo che il modello dica preveda un'infezione e io effettivamente la vada a vedere in vigneto oppure non la preveda e io non la veda in vigneto. C'è una percentuale, una certa percentuale di errori, il modello prevede l'infezione, ma io non la vedo in vigneto. Questo è un cosiddetto falso allarme, ovvero una sovrastima della malattia da parte del modello. Quello che è interessante è in questo caso non abbiamo mai visto una sottostima, cioè che il modello dica no, non c'è infezione e invece poi la trovo nel vigneto. Questo sarebbe anche un grave problema dal punto di vista della gestione della malattia, ovviamente. Vedete, le annate vi ho riportato alcune esperienze che abbiamo fatto. In totale sono 110 situazioni per cui abbiamo fatto questa validazione biologica di vigneti per anni. Visti i risultati positivi, abbiamo fatto delle valutazioni di efficacia, cioè delle validazioni fitoiatriche, ovvero abbiamo fatto la difesa basandoci sulle informazioni del modello, comparando un calendario aziendale, cioè parcelle in cui venivano trattati i vigneti secondo il calendario aziendale e secondo in altre parcelle, secondo le informazioni del modello. Qui vedete la peronospora su grappolo, la gravità della peronospora su grappolo nell'aziendale, nelle parcelle secondo modello e nel testimone non trattato. Come si vede, i modelli meccanicistici sono in grado di lavorare in condizioni estremamente diverse, in assenza di malattia o in grave presenza e grave presenza della malattia, permettendo di andare ad individuare i periodi di maggior rischio e quindi localizzando i trattamenti e riducendo dall'altra parte quello che è anche il consumo dei prodotti fitosanitari. Quindi abbiamo un alto livello di dettaglio sui processi che permettono simulazioni accurate e robuste. È possibile effettuare delle previsioni, sono strumenti, questi modelli sono strumenti flessibili che possono essere utilizzati nella difesa, nella gestione fitoiatrica. Sono molto complessi, quindi richiedono, multidisciplinarietà e al contrario di quello che vedevamo prima, le conoscenze specifiche, biologiche di un determinato, sistema. Bene, i modelli per la protezione ci aiutano quindi a capire, fatto di un tipo o dell'altro, cioè modelli empirici, modelli meccanicistici, tutti in generale ci aiutano a capire se e quando è il momento di fare un trattamento. La domanda che ci siamo posti e alla quale abbiamo dato una risposta da qualche anno, ora vi dico, è se tutto questo è sufficiente per l'implementazione pratica dell'IPM, della difesa integrata. In realtà è necessario per individuare, diciamo così, per mettere in pratica al meglio una corretta difesa integrata, l'individuazione del periodo di infezione è solo una parte del processo, perché poi dobbiamo rispondere a molteplici altre domande. Se la pianta è suscettibile, se la pianta è ancora protetta dall'ultimo trattamento. Cioè se io il trattamento che eventualmente ho già fatto mi sta ancora fornendo un sufficiente livello di protezione. Quale prodotto dovrei usare? Abbiamo visto prima, la scelta del prodotto è un criterio decisionale fondamentale, direi. Le condizioni ambientali in cui siamo, cioè ok, io devo fare un trattamento, ma le condizioni in cui siamo,
sono favorevoli all'esecuzione del trattamento, è meglio che aspetti, oppure poi la situazione può peggiorare, quindi allora è meglio che nonostante non siano perfettamente, diciamo così, al 100% favorevoli, io debba entrare. Ecco, tutte queste domande partecipano a creare il processo decisionale. Per questo motivo abbiamo, diciamo così, fatto un passo avanti nella realizzazione dei modelli, dei sistemi di supporto, dal singolo modello a dei sistemi di supporto alle decisioni, per sfruttare un approccio multiple modeling, cioè l'integrazione all'interno di uno stesso sistema di più modelli. Modelli di malattia, modelli fenologici, modelli sui prodotti fitosanitari, modelli sulle dosi, modelli di scelta, cioè tanti tipi di modelli diversi, modelli agronomici che possano lavorare insieme e fornire allerte, scenari, informazioni per prendere le decisioni corrette. Proprio per questo non entro nei dettagli perché servirebbe un altro seminario, ma volevo farvi vedere semplicemente uno degli ultimi modelli che abbiamo pubblicato, il modello per i fungicidi, l'efficacia dell'ultimo trattamento residuo. Vedete quanto è complessa l'integrazione di diversi fattori che partecipano a definire se oggi il trattamento che io ho fatto 4-5 giorni fa è ancora efficace, ovviamente le caratteristiche del prodotto, ovviamente lo sviluppo della pianta, ovviamente le condizioni ambientali. Tutta l'integrazione di questi dati ci può fornire informazioni importanti. Ad esempio, noi abbiamo fatto questi studi in ambiente controllato su diversi sali di rame. Abbiamo definito quindi gli algoritmi della protezione e poi siamo andati in vigneto a fare la validazione. Ma poi torno dopo su questo passaggio perché mi è più utile in un secondo momento. In pratica, questo multiple modeling approach, quindi l'integrazione dei sistemi, dei modelli in sistemi di supporto delle decisioni, serve per prendere delle decisioni informate, ottenere delle informazioni corrette e poter intraprendere le azioni necessarie. Facendo cosa? Monitorando, quindi la raccolta dei dati sulla coltura, sull'ambiente, sul vigneto, sul campo in produzione, l'analisi di queste informazioni, anche un'analisi esperta, quindi integrazione di modelli con la conoscenza esperta, diciamo, produzione di scenari che permettano di capire, di prendere la decisione come, quando e come meglio intervenire e le appropriate scelte colturali e di difesa. Questo è un sistema di supporto alle decisioni, cioè un sistema che ci permette di monitorare l'ambiente culturale, l'ambiente agrometeorologico, diciamo, la presenza di eventuali patogeni e parassiti della coltura, raccogliere questi dati e sottoporli a un'analisi, come dicevo, da più modelli contemporaneamente. Questi modelli permettono di definire degli scenari che a loro volta lasciano la libertà della decisione e la implementazione delle azioni. Con il nostro spin-off con Orta abbiamo lavorato in diverse circostanze. Vi faccio vedere ma molto rapidamente un output di vite.net, che è il DSS per la viticoltura. Non scendo nei dettagli, ma quello che mi interessa è la simultaneità di molte informazioni, dalle malattie alla fenologia, la copertura della protezione fornita dall'ultimo trattamento, tutte insieme molto veloci di integrazione e di consultazione rapida, che possono fornire anche delle informazioni di dettaglio. Semplicemente volevo farvi vedere
là il modello per la peronospora, che è esattamente quello di cui vi parlavo prima, permette di avere delle informazioni puntuali e precise e dinamiche su quella che è l'evoluzione del rischio di presenza della malattia, integrata con il modello della copertura dei fungicidi, e mi permette di poter in questo modo conoscere a che punto sono della copertura dell'ultimo trattamento eseguito e eventualmente il rischio di nuove infezioni e poter prendere le decisioni informate, cioè andare a calibrare i trattamenti. Questo è solo un esempio per farvi vedere che cosa significa. Questa è l'azienda dimostrativa dell'università a Castellarquato, con questo approccio, quindi integrando le informazioni dai modelli, abbiamo potuto, vedete, calendarizzare, cioè andare a coprire queste barre buco rispondono ai trattamenti effettuati, andare a coprire i principali eventi delle infezioni primarie di peronospora e quando c'erano le condizioni anche le secondarie, 7 trattamenti in difesa integrata, 9 in biologico. In azienda abbiamo anche dei vigneti che conduciamo a biologico per motivi di prove sperimentali e dimostrative, un paio di trattamenti in più, ma tutto sommato ci può stare in un'annata abbastanza pesante dal punto di vista delle infezioni. Dico questo nel senso come risultato della possibilità di integrare le informazioni. Avere informazioni sulla malattia è fondamentale per poter capire quando intervenire, avere informazioni di scenario, di contesto, di rischio, ci permettono di calibrare l'intera gestione, non di una sola malattia, ma la gestione dell'intero vigneto. Nell'ultimo passaggio, e arrivo alla conclusione, però volevo aprire una finestra, mi sembrava l'evoluzione, diciamo così, un po' naturale del discorso, sull'agricoltura di precisione, che oggi ha una altissima attenzione a svariati livelli. È un po', scrivo, una nuova frontiera. Che è la precision farming, appunto. Una definizione che mi sembra molto calzante è fare la cosa giusta al momento giusto nel posto giusto. Questi concetti, se sono riuscito a farmi, diciamo così, seguire durante il ragionamento, vedete che dai primi modelli empirici, regole piuttosto semplici, siamo andati in questo senso, quasi come un flusso naturale dell'evoluzione, cioè i modelli ci hanno aiutato e ci stanno sempre più aiutando ad individuare la scelta giusta da fare al momento giusto, e nel posto giusto intendiamo la porzione all'interno del campo. Anche qui ovviamente abbiamo una grande vastità di terminologia, di possibilità, di opzioni. Si potrebbe anche essere un pochino, come dire, spiazzati da quello che è la vastità del campo e dell'argomento. Volevo provare a focalizzarmi appunto su quel posto giusto, no? Quell'ultimo tassello della finizione. Che cos'è il posto giusto? E che cosa intendiamo noi per coltura? Ho colto questa immagine di un vigneto per definire ciò che può essere una definizione, nel senso la coltura è una parcella ovviamente della stessa coltivazione che ha caratteristiche simili e che noi quindi gestiamo in modo omogeneo. Quindi vedete, possiamo evidenziare alcuni lotti, alcune porzioni di vigneto che possono corrispondere appunto al vigneto e quindi essere molto squadrate, molto de ben definite, ma possono anche essere all'interno dello stesso vigneto e avere degli andamenti irregolari. Da qui è fondamentale catturare questa variabilità, cioè monitorare questo tipo di variabilità. Oggi abbiamo, come vi dicevo, e sempre più abbiamo possibilità di mappare, geolocalizzare informazioni attraverso tecnologie di proximal sensing, cioè direttamente in campo,
o di remote sensing utilizzando i satelliti, i droni e quant'altro. La realtà aumentata, tra l'altro, permette l'utilizzo di strumenti digitali che ci portano queste informazioni già addirittura in campo, cioè non ci sarà tra qualche anno, immagino non ci sarà nemmeno più bisogno di usare un iPad, un computer o un telefonino per vedere le informazioni, avremo una interazione diretta con i diversi strati di informazione che possiamo vedere, georeferenziati ovviamente. Oggi abbiamo anche la tecnologia radiovariabile per le concimazioni, è già una realtà anche in vigneto, ma abbiamo la possibilità di inondare, volevo dire, ma non vorrei usare un verbo che potrebbe sembrare negativo, cioè applicare al vigneto una grande varietà, una grande quantità di sensori diffusi che fanno capo ad un gateway, una stazione principale che raccoglie le informazioni, le trasmette ai modelli che le analizzano, come abbiamo visto prima, e questi restituiscono delle informazioni spazializzate, quindi ci permettono di individuare in un vigneto, in un appezzamento, delle aree a minore o maggiore rischio, per esempio, di malattia. Questa situazione, che oggi è nemmeno tanto più futuristica, ci permetterebbe di portare informazioni anche alla macchina che deve erogare un trattamento, e quindi in funzione della sovrapposizione tra il GPS della macchina e le informazioni dell'appezzamento stesso, del territorio, con i livelli di rischio, ci possono permettere di avere addirittura un atomizzatore, una macchina per i trattamenti in grado di regolare, più che non spray, visto che stiamo parlando di peronospora, io direi magari giocare sulle dosi, invece di non spray metterei una dose minima e in altre situazioni una dose più alta. In alcune zone più a rischio applicare appunto la dose più alta, in alcune zone dove magari è scappata già qualche macchia d'olio di infezione primaria, utilizzare dei prodotti diversi. Poi strategie che si possono ovviamente costruire, ma intendevo dire la possibilità di portare la tecnologia veramente con il 4.0, cioè sovrapporre degli strati informativi e utilizzarli per il miglioramento della qualità, dei livelli di protezione della cultura. Arriviamo quindi in un'era, non poteva mancare almeno un riferimento ai big data, in cui siamo in questo caso sì veramente inondati di informazioni e dati. Anche qui vorrei dire che per questo tipo di analisi sono richiesti degli approcci particolari che siano adatti a questo tipo di dati, perché il dato in sé, avere tanti dati da un vigneto, da un campo, non è un valore per sé, ma se noi riusciamo ad analizzarli correttamente, a metterli in fila in un modo razionale, da tutti questi dati possiamo estrarre informazioni, possiamo estrarre scenari, possiamo estrarre cioè quello che è il vero valore dei dati. I dati non hanno valore in sé, ma hanno valore per le informazioni che noi riusciamo a catturare da questi dati. E quindi l'integrazione dei sistemi credo sia un passaggio veramente fondamentale per poter mettere in pratica quella agricoltura e quella protezione delle colture 4.0 di che vi accennavo all'inizio, cioè il poter integrare su una piattaforma, su piattaforme che si parlano. Per esempio, oggi abbiamo tantissimi servizi internet che dialogano tra di loro attraverso le cosiddette API, API. Quindi scambio di informazioni, ritorno di dati che permettano di migliorare da un lato la raccolta dei dati
nell'ambiente di produzione, permettano di migliorare l'analisi con l'uso degli strumenti di analisi ad hoc per situazioni di big data, permettano di migliorare lo scambio di informazioni con e tra i veicoli, per esempio, andare anche verso l'aumento della robotica, l'intelligenza artificiale che possa migliorare la gestione dei macchinari e delle macchine, e poi fondamentalissimo le tecniche, le tecnologie di spazializzazione dei dati e di geoinformatica, cioè il riportare sul piazzamento tutto questo scambio di informazioni. Bene, oggi abbiamo senz'altro fatto dei grandissimi passi avanti, se noi guardiamo indietro solo di 15 anni è un po' cambiato il mondo anche da questo punto di vista, sicuramente ne faremo ancora più avanti, però il mio focus di oggi voleva essere, il focus del webinar dell'IPP di oggi voleva essere quello di sottolineare l'importanza che i modelli previsionali hanno ricoperto in questa strada, in questo percorso, per l'interpretazione dell'andamento climatico, cioè dell'andamento meteorologico, direi, ma anche come strumenti di mitigazione degli effetti climatici, e il passaggio verso sistemi integrati che possano, speriamo, sempre più essere integrati e quindi avere funzioni che portano ad un ulteriore miglioramento delle strategie di difesa nell'ottica della, di che cosa? Della, penso, dal mio punto di vista, della sostenibilità, cioè il fare al meglio con sempre meno, cioè ottimizzare le strategie di difesa utilizzando il minor numero possibile di input, in modo da ottenere quello che a noi serve come esseri umani, cioè che le piante siano protette, perché questo si ripercuote sulla nostra stessa vita, sul fatto che noi abbiamo una vita migliore, più protetta, appunto, con il meno possibile di impatto ambientale, perché il mondo in cui viviamo è lo stesso in cui coltiviamo, e quindi se le due cose si bilanciano è meglio. E chiudo con questa slide proprio dell'anno internazionale della salute delle piante, perché è fondamentale come associazione, come università prima, come associazione IPP altrettanto, cerchiamo di trasmettere l'importanza della difesa delle colture, l'importanza di una difesa sostenibile nell'ottica proprio di quanto abbiamo visto oggi. Io spero di essere riuscito ad accompagnarvi, diciamo così, in questo viaggio che è stato anche un po' temporale nell'evoluzione della modellistica e dei sistemi di supporto per la protezione delle colture, e ovviamente se ci sono domande sono a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie a te, Tito. Dunque, allora, vediamo nel frattempo se sono arrivate alcune domande. Dunque, sì. Allora, iniziamo a leggere. Intanto, se volete scrivere altre domande, utilizzate il pannello e inviatele, che poi magari le organizziamo per tema. Dunque, allora, il dottor Pinelli dice: da qualche anno per alcuni fungicidi usati sui cereali a paglia sono stati introdotti dei coformulati che ne permettono l'assorbimento già solo dopo 2 ore dal trattamento. Se usati nel contesto vite, possono dare dei risultati positivi o no? E se no, perché? Quindi diciamo che un attimo va sul tema fungicidi. Sì, del caso che... È sempre fondamentale, perché poi sono l'arma che noi dobbiamo utilizzare in alcuni contesti, proprio il caso della peronospora della vite. Ancora oggi facciamo fatica a trovare strumenti diversi dai fungicidi. Purtroppo in tante situazioni, anche in vigneto, penso per esempio all'oidio, alla botrite,
possiamo avere supporto da agenti di biocontrollo, microrganismi, botanicals. Sulla peronospora dobbiamo usare dei fungicidi. Allora, anche lì l'innovazione ha fatto un percorso estremamente importante. Ci sono coformulanti, ci sono bagnanti, ci sono principi attivi completamente nuovi e rivoluzionari. Certo, in un prodotto sistemico, qualsiasi cosa faciliti la penetrazione all'interno dei tessuti dell'ospite, chiaramente è un fattore molto interessante, perché ci consente di fare una cosa che credo di aver sottolineato prima, e la peronospora è un ottimo esempio in questo senso. Noi dobbiamo cercare di fare il trattamento quanto più possibile vicini all'infezione, sempre preventivamente, quanto più possibile. Se io ho quattro piante in giardino, lo posso fare anche, per dire, 2 ore prima della pioggia. Se io ho 50 ettari, probabilmente faccio più fatica ad arrivare a 2 ore prima, ok? Quindi dei prodotti che facilitano la penetrazione sono un vantaggio anche dal punto di vista, direi, logistico della effettuazione proprio dell'applicazione del trattamento. E quindi sono assolutamente uno strumento interessante e penso utile. Esatto, il dottor Pisciotta interviene dicendo anche, specialmente ora che è stato ridotto l'uso del rame per la peronospora a 4 kg ed ettaro. Quindi sì, è chiaro che comunque Sì. È chiaro bisogna che sempre più utilizzare gli strumenti oggi a disposizione. E dunque, ci sono altre domande. Allora, questi modelli nella vita sono utilizzati nelle aziende oppure sono solamente confinati a livello universitario? Dottor Allora, no, Crea. noi l'idea che abbiamo sempre seguito, diciamo la linea di ricerca che il professor Rossi, ben prima di me, ha avviato, è stata sempre quella di una ricerca della messa a punto di modelli che fossero, e forse l'avevo messo in una slide, cioè l'obiettivo dei modelli è quello di aiutare la protezione delle colture. E nascevano così. E appunto anche quello che facciamo in università è cercare di mettere a punto dei modelli che siano di aiuto dal punto di vista pratico. Allora, in questo senso, noi mettiamo a punto dei modelli meccanicistici basati sull'analisi dei sistemi, lo sviluppo dell'analisi del patosistema e quindi lo sviluppo del ciclo biologico della malattia, la simulazione di tutti i passaggi, ma cercando di utilizzare le informazioni che poi in campo sono utilizzabili anche dagli agricoltori, cioè temperatura, umidità relativa, pioggia, bagnatura fogliare, che sono i principali parametri che ci sono in qualsiasi stazione agrometeorologica. Probabilmente potremmo migliorare l'efficacia dei, diciamo, l'accuratezza dei modelli inserendo altri parametri, sensori di bagnatura, del suolo, soprasuolo, sottosuolo, interno chioma, fuori chioma, esposto al sole, riparato, cioè in ombra. Tutto questo però renderebbe l'utilizzo pratico molto basso. Noi oggi siamo particolarmente felici come universitari perché la nostra ricerca, che noi realizziamo in università, trova poi applicazione, ad esempio, in quello che fa il nostro spin-off, uno dei nostri spin-off dell'Università di Piacenza, Orta, nel trasferimento tecnologico. E l'università investe proprio negli spin-off, perché è una cosa interessante dal punto di vista dell'università produrre ricerca che poi ha un effetto pratico e che non resta solo ricerca. Ho provato a fare lo spiegone, la risposta è: questi modelli sono fatti esattamente per essere utilizzati in azienda.
Esatto, hai risposto anche alla domanda del dottor Botteschi che chiedeva appunto questi modelli come sono fruibili dal viticoltore e come vi accede. Ok, c'è un'altra domanda. È possibile disporre di modelli previsionali attendibili oltre che per peronospora e ticchioratura? Dottor Rossi, direi di Sì, sì, se vuoi. ce ne sono parecchi, oggi ce ne sono parecchi. Ecco, un rischio forse che mi sento di così, un'allerta faccio io da DSS, cioè un'allerta che mi sento di dare, che oggi c'è una grandissima attenzione, come dicevo prima, la nuova frontiera non è solo dal punto di vista degli agricoltori, c'è una grandissima attenzione del mondo verso l'agricoltura di precisione e ci sono anche moltissime proposte di modelli che magari non sono così trasparenti, non hanno passato una pubblicazione scientifica, non hanno un approccio di costruzione, validazione e utilizzo prima di essere, scusate, di elaborazione, validazione, valutazione e poi utilizzo prima di essere buttati sul mercato. Quindi vale senz'altro la pena di analizzare quello che è un prodotto definito modello previsionale, cioè vedere dentro che cosa, che cos'è, su che algoritmi si basa. Non dico di andare a vedere i numeri dell'algoritmo, ma cioè capire se si basa su un algoritmo che è stato pubblicato da un'università, da un ente pubblico, da un ente privato, come funziona, dove è stato provato e quant'altro. Oggi noi abbiamo anche, devo dire, diversi progetti, sia locali che a livello internazionale, in cui si parla di questo, cioè della valutazione di diversi modelli e di come funzionano in diversi territori, proprio nel senso di portare informazioni utili poi a chi deve lavorare in azienda, chiaramente. Benissimo, ci sono tantissime domande, però cerco di raggrupparle. C'è una domanda molto interessante del dottor Catastini che dice: per rimanere sull'esempio della peronospora, si stanno provando alcuni prodotti a base di Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis. La domanda è: utilizzando prodotti a base di microrganismi, i modelli matematici che state sviluppando, che in realtà sono già sviluppati, devono essere adattati o sono comunque validi? Sì, la domanda è molto interessante e la allargo, nel senso che non solo agli agenti di biocontrollo, ai botanicals, ma anche per i fungicidi. Cioè, i modelli che noi elaboriamo, ma l'approccio generale modellistico è quello di dare informazioni sul sistema, sul patosistema, come se fosse un testimone, un trattato, diciamo, cioè come è il fenomeno biologico. Ok? Perché innanzitutto è molto difficile studiare tutte le interazioni, ma c'è anche un passaggio molto semplice. Noi conosciamo il rame, lo conosciamo molto bene, ok? La peronospora con alcuni limiti, ma la conosciamo molto bene. Quindi sappiamo, riusciamo ad individuare un'infezione, benissimo. Sappiamo che dobbiamo fare il trattamento, benissimo. Individuiamo il prodotto, la dose, poi c'è un'incognita enorme che è quella del trattamento, cioè come viene fatta la botte, come viene distribuito, se e come il prodotto raggiunge la vegetazione. Allora, per questo motivo, i nostri modelli, ma mi sembra un approccio abbastanza generale, indicano il rischio di infezione sulla base delle situazioni ambientali. E quindi a prescindere dal fatto che io abbia fatto o meno un trattamento. Ovviamente, detto questo, poi stiamo lavorando anche su modelli ad hoc per gli agenti di biocontrollo, proprio per incrociare, no, il dato di rischio da una parte e di efficacia del trattamento dall'altra, in modo da poter dare delle informazioni
a chi deve operare per poter scegliere il prodotto giusto, l'agente di biocontrollo giusto e quant'altro. Spero Benissimo, di dunque. aver risposto. Sì, direi di sì. Dunque, ok, c'è il dottor Tarricone che chiede come il modello analizza gli effetti della pioggia sul dilavamento dei prodotti. Ah, lì, allora, noi abbiamo fatto una serie di prove, continuiamo a fare una serie di prove su svariati formulati commerciali di diverso tipo e andiamo a caratterizzare quello che è l'effetto della pioggia, sia come quantità che come intensità, non solo assoluta, quindi oggi sono caduti 80 mm, ma anche la dinamica, come la dinamica della pioggia è caduta nelle 7, 8, 10, 15 giorni, cioè costruiamo una serie di esperimenti per avere queste informazioni. Perché ad esempio un prodotto può anche essere altamente resistente, scusate, al dilavamento della pioggia, ma immaginate lo scenario in cui io sto facendo il trattamento. La pioggia arriva in attesa prima che il trattamento che io ho distribuito si sia asciugato. Quindi il prodotto non ha potuto ancora esprimere le sue capacità di adesione alle cere della pianta e viene dilavato. Allora, anche questi tempi sono molto importanti, cioè il momento tra cui io distribuisco un prodotto e il momento in cui questo prodotto risulta essere efficace. Nel caso, torniamo a parlare del rame, il trattamento anche sotto la pioggia, abbiamo molti dati, ma esistono anche in letteratura quantità di dati che ne descrivono l'importanza, cioè come si dice dalle nostre parti. Ma penso che più o meno d'Italia sia così, piuttosto che niente è meglio piuttosto. E quindi se io ho una vegetazione completamente scoperta, il trattamento anche sotto la pioggia è efficace. Però è efficace per quella pioggia lì, perché poi il prodotto resta in quel caso completamente dilavato. È un argomento molto complesso e che ha, tra l'altro, definite le regole generali, una quantità di eccezioni estreme, però l'idea era proprio quella la mia risposta era proprio legata all'idea che volevo darvi del fatto che noi stiamo continuamente mettendo a punto, calibrando in questo caso il modello sull'efficacia dei fungicidi con diversi formulati per diverse malattie su diverse colture, proprio per avere una contezza di tutti questi difficili interazioni. Benissimo, ci sono tantissime persone, tantissimi partecipanti che forse gestiscono un'azienda in biologico perché molte domande riguardano il rame. C'è chi chiede appunto le alternative appunto al rame in biologico o quali sono appunto, cioè come si fa a tener conto del fatto che i trattamenti devono essere comunque limitati contro la peronospora, trattamenti con il rame. Quindi in parte diciamo hai già risposto, non so se vuoi argomentare ulteriormente. Ma no, io solo una battuta, io capisco perfettamente il problema e anche, come dire, l'ansia, no? Di riuscire a gestire con 4 kg di rame, che sono effettivamente pochi. Però, nella mia esperienza, nella nostra esperienza di ricerca e di lavoro, noi abbiamo visto e abbiamo una quantità di dati in questo senso, mirando, cioè calibrando, facendo attenzione alle infezioni principali e quindi magari anche trattando quello che potrebbe sembrare più del dovuto, cioè rispetto alla pratica aziendale, diciamo, ma io tratto se faccio tutti questi trattamenti sulle infezioni primarie, mi trovo che poi a luglio non ho più rame da poter distribuire. Ma va bene,
Nel senso che se noi riusciamo a distribuire il rame sulle infezioni primarie, bloccando la partenza dell'epidemia, poi in luglio non dobbiamo più trattare. Poi si possono ridurre le dosi in modo da poter fare comunque della copertura, perché mi rendo conto che dire non trattiamo più può essere un rischio che uno non si vuole prendere, però noi abbiamo moltissime pubblicazioni su basi di dati sia sperimentali, diciamo di ricerca, che dati di aziende che lavorano, che hanno lavorato con noi, che dimostrano come l'attenzione alla copertura, alla protezione delle infezioni primarie dia dei grandissimi risultati. Esatto. Dunque, poi un'altra domanda molto interessante. Oltre ai principi attivi di sintesi e di biocontrollo, si riescono ad analizzare anche le risposte dei modelli quando si impiegano gli induttori di resistenza? Molto Il dottor interessante, dottor. Culatti, Paolo Culatti. Grande Paolone. È un'ottima domanda. Ed in realtà noi stiamo lavorando come università, ma diverse università, stiamo lavorando proprio sugli induttori di resistenza perché sono diversi dai fungicidi, ma non sono diversi dai fungicidi. Cioè, sono diversi dai fungicidi perché hanno ovviamente il loro meccanismo di induzione della resistenza che è peculiare rispetto al prodotto di cui parliamo. Ma non sono diversi dai fungicidi nel senso che noi abbiamo necessità di capire la dinamica in cui questi induttori stimolano la pianta, eseguono il cosiddetto priming, cioè attivano la difesa della pianta, per quanto tempo il mantenimento di questo stato di eccitazione, di elicitazione rimane per poi poter essere utile alla pianta e quanto è utile alla pianta quando effettivamente avviene l'infezione, il contatto con il patogeno. Quindi sono diversi dai fungicidi perché parliamo di un'altra cosa, ma allo stesso modo noi li stiamo studiando proprio per definire queste dinamiche e poterle modellizzare con dei, ovviamente, dei modelli ad hoc, perché il comportamento, come dicevo, è diverso dai fungicidi, però è importante conoscere la dinamica di stimolazione della resistenza perché così possiamo integrarli in una strategia di difesa. Magari non ci danno una sicurezza, un'efficacia del 100% se usati da soli, ma allora individuiamo le fasi in cui sono più efficaci, utilizziamoli, accompagniamoli con i prodotti opportuni alle dosi opportune. Questo è senz'altro un argomento oggi di lavoro, di ricerca molto molto interessante. Benissimo, poi ci sono alcune persone, diversi partecipanti, tra cui il dottor Scandolara e il dottor Casalino, che chiedono se è possibile avere una panoramica su quali sono gli ultimi modelli previsionali disponibili o comunque su quali, oltre che su Peronospora e Vite, quali altri modelli sono stati sviluppati in Università Cattolica e su quali altre colture, a quali altre colture fanno riferimento. Allora, il dottor Scandolara dovrebbe ben sapere che abbiamo lavorato ampiamente sul Sì, mais. ho unito diverse domande, quindi non so, non è solo colpa del dottor Scandorati. No, ma è una battuta, ci conosciamo da una roba tipo 25 anni, Scando. Allora, la panoramica è molto ampia perché noi a Piacenza abbiamo un po' anche la fortuna di essere in mezzo alla pianura padana, vicino alle colline, quindi tutto ciò che si coltiva nelle nostre zone è passato sotto diciamo così, l'analisi, la lente della modellistica. Andiamo dalle barbabietole al pomodoro, i cereali ovviamente, cereali a paglia, grano, orzo, il mais, su melo, su pero abbiamo molto, molto lavorato. L'Emilia Romagna è una
regione con una produzione, se non è la prima, è la seconda regione produttiva in Europa per l'agricoltura, e ci sono problemi di diverso tipo, la maculatura bruna, per esempio. Abbiamo molto lavorato sia dal punto di vista modellistico che della difesa con agenti di biocontrollo. Sulla vite abbiamo messo a punto modelli per infezioni primarie e secondarie, sia della peronospora che dell'oïdio che del black rot. Abbiamo il modello sulla botrite, stiamo lavorando e ormai è addirittura d'arrivo, nel senso che lo dobbiamo pubblicare, il modello sulle scoriosi. Stiamo lavorando sull'elsino e ampellina, cioè l'antracnosi della vite. È estremamente vario, il panorama è molto vario. Alcuni modelli sono legati, ahimè, al passato. Penso ai modelli legati alle malattie della barbabietola da zucchero, perché la barbabietola qui non si fa quasi più e non sono più in uso. Ci sono modelli che sono in utilizzo alle aziende agricole, pensando al pomodoro, al grano, alla vite, all'olivo, e vengono utilizzati nel processo decisionale giornaliero, direi, per la scelta delle attività e delle pratiche di gestione delle colture. Esatto, dunque, poi adesso il tempo purtroppo è tiranno, però facciamo un'ultima Lo è domanda. sempre. Esatto, dunque, ci sono dei lavori specifici, sempre il dottor Catastini, che riguardano la protezione delle piante arboree in ambito urbano, tenendo conto appunto che in città c'è un particolare microclima e fattori che comunque non sono presenti in ambito rurale. Quello è un argomento interessantissimo e che noi avevamo, l'Università Cattolica a Piacenza aveva individuato come un argomento per un grande convegno a fine estate, in autunno, proprio nell'ottica dell'anno internazionale della salute delle piante. Perché l'ambiente è particolare, la gestione anche del verde arboreo in città è particolare, nel senso che, ahimè, non sempre è affidato a professionisti. Non intendo che lo facciano non professionisti, ma che non sia sempre e interamente gestito la pianta da un professionista, un agronomo. E quindi anche le potature. Noi abbiamo fatto uno dei pochi eventi che siamo riusciti a fare dell'Anno Internazionale della Salute delle Piante, è stato in gennaio qui a Piacenza, in Galleria Alberoni, dove abbiamo esposto i carpofori delle carie e diverse malattie delle piante arboree, proprio per sensibilizzare la popolazione. E quindi sì, è necessario un'attenzione particolare. È necessaria l'uso di tutti quegli accorgimenti che si possono mettere in atto. Ovviamente qui ci deve essere, penso ancor più che nella gestione di un'azienda agricola, l'interazione e la volontà comune tra il pubblico, nel senso del comune, cioè di chi ha in gestione il verde pubblico, e poi gli operatori che lo gestiscono. Esatto, dunque io volgerei questo webinar, diciamo che chiuderei questo webinar, ci sono diversi messaggi di complimenti, ringraziamenti, grazie, molto interessante, molta gente chiede se il webinar sarà disponibile, dunque il webinar è stato registrato e sarà caricato sul canale YouTube dell'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante, che vi invito appunto a visitare. Anche il primo webinar di questo ciclo di webinar è già disponibile sul canale. Vi invito, per chi non si fosse collegato in tempo all'inizio, a compilare il modulo per suggerire eventuali tematiche che ritenete interessanti per i prossimi webinar. Ho inserito il link al modulo nella chat.
In ogni caso trovate tutto sulla pagina Facebook dell'associazione e vi ricordo, per chi dovesse richiedere i crediti dei dottori agronomi forestali, di compilare il questionario che riceverete appena chiuderemo la trasmissione. Detto questo, grazie tanto per i vostri riscontri. Ancora arrivano messaggi di ringraziamenti e complimenti. Grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a Tito. E Grazie a ancora te, grazie grazie a voi. a tutti. Buona serata a tutti. Buona serata, in bocca al lupo. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.